Morbida e cremosa, che goduria! Si fa con soli due ingredienti. Per prima cosa pesiamo 400 g di banane ben mature, quindi sbucciamo le nostre banane, le mettiamo in una ciotola, così le pesiamo giuste giuste. Quindi 400 grammi di banane sbucciate. Esatto. A questo punto mettiamo le nostre banane all'interno di un frullatore, potete usare qualsiasi frullatore che avete in casa. Io sto utilizzando questo qui con le lame AS. E ora chiudiamo e frulliamo benissimo le nostre banane. Ci siamo, le nostre banane sono pronte e ora le mettiamo un attimo da parte. Cosa facciamo oggi, Diana? Oggi prepariamo una torta senza farina, senza burro, senza cottura, senza latte, senza niente, mi direi. Senza cottura. E anche senza cottura e anche senza farina, esatto. Wow. Vedrai che meraviglia. E ora prendo 300 g di cioccolato fondente e lo taglio a pezzetti. Grossolanamente, perché tanto dobbiamo scioglierlo a bagnomaria, quindi non dobbiamo essere precisi. Una volta tagliato il cioccolato, possiamo spostarci di là ai fornelli. Quindi verso il cioccolato nella ciotola che ho appoggiato sulla pentola con all'interno dell'acqua, perché andremo a cuocere il cioccolato a bagnomaria. E il cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. E ora non ci resta che unire il nostro cioccolato con le banane frullate prima. E ora chiudiamo e frulliamo bene tutto. Vediamo, vediamo. Mamma mia, guarda che bella consistenza. Vediamo un po' la consistenza di una torta, Diana. Ma Mamma mia. quindi non la cuoceremo? No, questa non ha cottura, è una torta magica. E a questo punto possiamo versare il nostro composto in uno stampo da 20 cm di diametro, ricoperto con un foglio di carta da forno. Ragazzi, ma voi l'avete fatta, ma è una torta senza farina, senza cottura. E che altro, Diana? Senza? Beh, senza uova, senza burro, senza latte. Dai, diteci un po' qui nei commenti, fateci sapere. E ora muoviamo solo leggermente lo stampo per livellare un po', l'impasto e ora la mettiamo in frigo per almeno 2 orette. Dovrà diventare soda. La nostra torta è pronta, l'abbiamo tirata fuori dal frigo e adesso andiamo a vederla. Ma prima lasciate un mi piace, mi raccomando, a questo video. Se vi piacciono le nostre ricette in generale, lasciate un mi piace comunque e condividete anche il video, perché solo grazie al vostro supporto, se noi siamo qui ogni giorno a condividere ricette sane, senza glutine, senza latte per tutti voi. E ragazzi, ce l'avete questo? Il nostro libro Zero Glutine, Zero Rinunce, con tantissime ricette facili e veloci. Se non ce l'avete, vi mettiamo il link qui sotto per trovarlo online oppure potete trovarlo in tutte le librerie. Sei pronto? Vai. Oh, ma era assodato benissimo, Diana. Ma che meraviglia! E E quindi adesso? quindi adesso la decoriamo, facciamo una bella decorazione. Diana è attenta perché sta cercando di togliere la carta da forno dalla torta. Questa è un'operazione veramente delicata. No, Occhio, Diana, non farla cadere, mi raccomando. cadere no, dai. E adesso che fai? Come fai? Dai! Come fai adesso? Continuo a fare così finché non tolgo tutta la carta. Aspetta, l'appoggio prima sul piatto e poi tolgo la carta da sotto. Brava. Niente, è finita sotto la carta da forno, non si riesce a È levare. finita sotto, non voglio rovinare la torta, non importa, poi quando tagliamo un pezzo togliamo anche la carta da forno. E ora la decoriamo con del cioccolato oppure potete usare anche della nocciolata fatta in casa, diluita con del latte di soia. E adesso taglio a spicchi delle fragole e qui ho anche delle ciliegie, quindi utilizzeremo questi due frutti. E ora andiamo con le fragole. E ora tagliamo una bella fetta. Wow, Bella, eh? golosissima. Assaggiamola subito. Guarda che cremosa. No, Beh, banana e cioccolato come fanno a non stare bene insieme, Diana? vabbè. Sì, ma non mi aspettavo proprio così. Sì? Wow! Mamma mia, ragazzi, dovete assolutamente, assolutamente farla.